Una grande emozione quella di vedere il nostro ex nosocomio trasformarsi in un centro vaccinazioni anti-Covid, in qualche modo anche nel distretto socio-sanitario 3 della ASL di Bari, che comprende sia la città di Bitonto che della vicina Palo del Colle, si è fatta la storia. Operatori in fibrillazione, preparazioni, carte, lettini, personale ansioso di ricevere il vaccino. Uno spiraglio di luce in fondo a questo tunnel da cui si comincia lentamente ad uscire. Oggi è una grandissima soddisfazione perché finalmente noi possiamo utilizzare l'unico strumento che veramente può iniziare a darci una speranza rispetto a questo momento così difficile dove ci ha portato il coronavirus. È un momento importante ed è stato un esempio per tutti noi perché abbiamo lavorato tutti insieme per arrivare a questo risultato. Le modalità di operazione nel distretto quali sono state per la somministrazione? Allora, c'è stata prima di tutto una preparazione negli ultimi giorni di tutta la parte organizzativa e della macchina organizzativa. Stamattina sono arrivati intorno alle 9 i vaccini dalla farmacia del Policlinico. Tutta la parte iniziale di verifica del corretto mantenimento della catena del freddo è stato verificato dalle farmaciste territoriali del nostro distretto. Abbiamo chiesto la collaborazione anche del Dipartimento di Prevenzione degli operatori proprio perché affiancassero in questo momento importante i nostri operatori e poi abbiamo iniziato a comporre le prime dosi con il momento della preparazione. Il momento è stato prelevato il primo flaconcino da cui sono state estratte 6 dosi, è stata effettuata la diluizione, è stato composto il vaccino e abbiamo effettuato le prime 6 somministrazioni. L'attività dell'ASL di Bari e del distretto procede alacremente, senza sosta, per consentire al personale sanitario di essere vaccinato in maniera capillare. Per oggi sono previste 84 somministrazioni, chiaramente nel rispetto delle 6 diciamo, dosi che possono essere estratte da ciascun flacone in modo tale da non disperdere fiale inutilmente. Quindi dicevo 84 per oggi e 72 per domani. Tra oggi e domani vacciniamo i nostri operatori sanitari, vacciniamo tutti gli operatori sanitari del punto di primo intervento, del 118 sia di Palo che di Bitonto, vacciniamo le nostre farmaciste, vacciniamo tutti i medici delle USCA, vacciniamo medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. La nostra decisione è stata quella di offrire questa grande possibilità in modo contemporaneo a tutte le figure che operano nel nostro territorio. Credo che questo sia dovuto. Anche per i medici di base che tra un po' cominceranno con la somministrazione dei kit antigenici. Sì, soprattutto a loro. Noi abbiamo avuto un'attenzione sempre però nel rispetto di quelli che sono i rischi previsti diciamo anche dalla legge e dalle disposizioni regionali. I medici di medicina generale a breve inizieranno ad eseguire i tamponi molecolari nei punti che sono stati individuati o nei loro studi, quindi credo che fosse assolutamente importante proteggere anche loro in questa fase e stiamo proteggendo anche tutti gli operatori che vanno tra l'altro a domicilio, compresi gli operatori delle fragilità, quindi abbiamo proprio veramente cercato di coprire tutti quanti. All'interno del distretto, nei mesi scorsi, la dirigente Rossella Squicciarini si è fatta promotrice dell'arrivo di una macchina per tamponi rapidi che serve soprattutto al personale sanitario, gli anziani ospiti delle RSA del territorio e le persone che necessitano di ricovero in hospice. Un servizio fondamentale che ha consentito di tenere sotto controllo qualsiasi possibilità di focolaio. Noi abbiamo qui voluto fortemente due cose. Una, la formazione di un'equipe importante di operatori, e parlo di infermieri, che sono stati formati per effettuare i tamponi sia antigenici rapidi sia molecolari. Questo lo facciamo sia nei soggetti che vengono nei pazienti che sono operati da noi e quindi nei service chirurgico e lo facciamo anche in tutti i soggetti che devono affrontare una dimissione protetta o un ingresso in struttura. Questo chiaramente per accorciare i tempi di attesa. E questa stessa equipe sta partecipando oggi ed effettuerei. Sono molto contenta e ringrazio tutti per la grande pazienza che hanno avuto ed è un team di infermieri estremamente motivato che si è messo in gioco, che sta affrontando sia la parte relativa diciamo, allo screening con i tamponi, sia la parte relativa diciamo, anche alle vaccinazioni per gli operatori sanitari, ma anche per le strutture socio-residenziali che sono di competenza del distretto. Dal V-Day
Tutte le prime vaccinate in Puglia sono state donne. Oggi anche lei alla guida del distretto ed è la prima vaccinata. Un tocco rosa in più. Sì, di questo sono contentissima. Ieri tante donne mi hanno aiutato, oggi tutte le prime vaccinazioni sono state effettuate dalle donne. Questo significa che abbiamo una grande forza come lavoratrici, come mamme e anche un grande senso civico e di rispetto per tutte le persone che noi assistiamo e per tutte le persone che ci sono intorno. Questo è il mio messaggio per tutti. Vacciniamoci perché possiamo proteggere noi stessi, ma soprattutto proteggiamo le persone che abbiamo accanto e le persone più fragili che assistiamo.